Buonasera. Quello a cui state per assistere è una scena, un quadro, una performance dell'allestimento dell'Amleto di Shakespeare secondo i viaggi con l'asino. È l'ultimo inganno teatrale che io e Geraldine ci siamo inventati per conoscere innanzitutto gli abitanti dell'anfiteatro morenico di Ivrea e anche per mostrare sia agli indigeni che agli stranieri le meraviglie di questo territorio. Contando l'Amleto, che è questo testo fondamentale che ben rappresenta l'umanità, probabilmente infilandoci dentro avrei capito delle cose, ad esempio sul perché vado in giro con Geraldina, faccio coppia con un asino e non con una bella signorina o comunque con degli altri esseri umani. Ofelia è l'innamorata di Amleto, sembrava che all'inizio le cose andassero bene, poi la storia volge in tragedia e la poverina, la giovane, diventa prima pazza e poi si suicida in un fiume, in un canale, si lascia morire. I becchini stanno scavando la sua tomba e si chiedono come mai una suicida venga sepolta nel camposanto cristianamente. Non è una cosa che si fa, e ricomincia il loro battibecco perché è una nobile, i nobili sono in un modo, eccetera, e parte il loro discorso sul senso della vita, questo sogno. Quindi nonostante i tempi bui io sono felice, quindi se andate in giro la felicità non esiste, ecco qua, io sono un uomo felice, no? E il vento comincia a urlare. È una tragedia. Alla fine muoiono tutti. È una tragedia perché si ammazzano fra di loro e quando arriva il nemico non deve neanche combattere perché sono già tutti morti. Tutti morti? No, in verità, perché a uno è stato chiesto di restare in vita, perché potesse raccontare appunto la storia e i fatti come sono andati. E allora se questa sera quello che racconta la storia sono io questa sera nell'Amleto sono Orazio. Suicidio per legittima difesa. Ma è stato deciso così? Legittima difesa.